Eccolo qua. Allora, ci siamo. Adesso che abbiamo incominciato a leggere un pochettino il bilancio di previsione, armonizzato, diverso dal bilancio di previsione non armonizzato che avevamo prima della modifica del decreto del 2011. Qual è l'elemento sostanziale che abbiamo già visto? Abbiamo visto che il bilancio di previsione armonizzato è un bilancio che funziona per aggregati. Abbiamo visto le spese generali, abbiamo visto le entrate, ma non abbiamo più il dettaglio come avevamo nel precedente ordinamento, spese per stipendi, interessi passivi indicati nei vari titoli di spesa. Adesso abbiamo un bilancio di previsione aggregato. Come possiamo fare per capire meglio nel dettaglio che cosa è indicato in quell'aggregato di spesa o in quell'aggregato di entrata? Bisogna fare riferimento al documento unico di programmazione, quello che abbiamo visto all'inizio. Prendiamo per esempio, ma non solo questo, basta prendersi un qualsiasi DUP di un qualsiasi comune. Mi dispiace che tremi e non so perché, non so, vediamo. No. Provo a spegnere. Vabbè. Per capire un pochettino nel dettaglio che cosa c'è sia nella parte entrata sia nella parte spesa del bilancio di previsione armonizzato, come ho detto, dobbiamo fare riferimento al documento unico di programmazione. Perché? Perché nella sezione operativa, non nella sezione strategica, sapete che ci sono due sezioni. La parte strategica è quella di indirizzo politico, di volontà di fare di procedere con determinati progetti da parte dell'amministrazione. La parte invece operativa, diversa dalla sezione strategica, è la parte dove l'amministrazione elenca nel dettaglio con quali risorse ha intenzione di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi nella sezione strategica, con quali risorse e in ragione delle risorse disponibili, quali spese ha intenzione di adottare. Prendiamo per esempio l'istruzione e diritto allo studio di questo comune di cui abbiamo già visto il documento unico di programmazione. Nelle risorse vediamo la divisione per gli anni 2016, 17 e 18, vediamo che hanno un contributo di 250.000 euro da parte della regione. Stiamo guardando la parte entrata, ovviamente, altre entrate 255.200, dal 2017 e 2018 5.200 euro, altre entrate specifiche in totale sono 502, proventi dei servizi, perché evidentemente si fanno pagare una parte dei servizi di cui il rimando ai servizi pubblici a domanda individuale che abbiamo visto ieri, quote di risorse generali, quindi finanziamento del bilancio, per un totale di 742.330. Nella parte servizi, vedete che fra parentesi c'è scritto analisi, i proventi dei servizi, servizio di refezione scolastica, 19.8, di cui eccoli qua, e nella spesa che cosa ha intenzione di spendere questa amministrazione? Per le spese correnti, per il funzionamento, lo vedete qua negli impieghi 2016, nel grafico il funzionamento è circa la metà delle spese di investimento, 242.000, investimento in conto capitale 500.000 euro, evidentemente hanno intenzione di rifare la mensa o qualcosa del genere, totale 742.330 che pareggia con i 742.330. Nel bilancio di previsione armonizzato questa distinzione non l'abbiamo, abbiamo solo dati aggregati. Quindi, dimmi.
anche una bella differenza, però se vuoi su, io penso che si sono cuidati, bisogna sentire, quindi tu sei già finito. Niente, perché se fai caso qua è la regione, quindi evidentemente non hanno ancora notizie di che cosa voglia fare la regione negli anni 2017-2018. Dicevo, questa esplosione di entrate e di spese, esplosione nel senso di lente di ingrandimento, di capire cosa c'è all'interno del bilancio di previsione armonizzato, questo purtroppo, questo dettaglio, questa esplosione di entrate e di costi non l'abbiamo, dobbiamo per forza fare riferimento al documento unico di programmazione. Domanda, mi faccio la domanda. Quando l'affronteremo spero oggi in tarda mattinata, quando andremo a variare il bilancio di previsione per evidenti necessità, perché il bilancio di previsione l'abbiamo approvato entro il 31 dicembre dell'anno prima, per l'anno dopo, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, qualche evento imprevisto capiterà pure, facciamone uno. Il governo si accorda con le rappresentanze sindacali e migliora gli stipendi dei dipendenti con uno 0,000 qualcosa in più. Ovviamente bisogna variare il bilancio di previsione perché i dipendenti devono essere pagati, oppure abbiamo un balzo del prezzo del petrolio al posto del prezzo medio di $30 al barile, andiamo a $100 al barile come era qualche anno fa. È evidente che bisogna variare, perché la benzina, per far funzionare i servizi tecnici e il servizio vigilanza, la benzina bisogna dargliela, quindi è necessario variare il bilancio di previsione. Variando il bilancio di previsione è necessario variare anche il documento unico di programmazione. Variare. Questo significa, proviamo a fare un ragionamento che non farà mai nessuna amministrazione, è solo un'idea mia personale che non avrà riscontro in nessuna amministrazione locale in nessun tempo. Io sono un sindaco che, insomma, di queste cose mi interessa molto di più la politica, faccio un bilancio di previsione all'acqua di rose, passatemi il termine, faccio un documento unico di programmazione, perché sapete che il documento unico di programmazione precede l'approvazione del bilancio di previsione, lo faccio all'acqua di rose, tanto quando preparerò il bilancio di previsione poi varierò sia il bilancio di previsione che varierò anche il documento unico di programmazione. No, questo non significa che debba fare le cose all'acqua di rose, perché un conto è variare per necessità che si sono verificate nella scansione temporale tra il 1 gennaio al 31 dicembre, un'altra cosa è stravolgere il bilancio di previsione, stravolgere il documento unico di programmazione, perché un buon documento unico di programmazione mi dà come risultato un buon bilancio di previsione, e un buon bilancio di previsione, come abbiamo visto ieri, mi dà ottime indicazioni non solo di come è andata l'amministrazione della la gestione dell'anno precedente, mi dà ottime indicazioni a che punto siamo con la gestione corrente e mi dà ottime indicazioni anche sull'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. Per il disavanzo di amministrazione lo vedremo quando parleremo del conto consuntivo. Quindi variare il bilancio di previsione significa variare il documento unico di programmazione, e variare il documento unico di programmazione significa perdere una parte strategica e una parte operativa che si era prevista. Quindi il documento centrale, dal mio punto di vista, ma ovviamente potete avere la vostra idea personale, ci mancherebbe altro, il vero strumento di gestione e di amministrazione non è il bilancio di previsione, ma il documento unico di programmazione. Questo è il vero strumento. Se prima il dibattito politico era centrato sul bilancio di previsione, è stato anticipato, a mio modesto punto di vedere, il dibattito politico sul documento unico di programmazione. Perché è lì dove si decide quale strategia adottare e come rendere in pratica questa strategia.
Ci sono domande? Prima. La variazione di un bilancio di previsione. Lo vediamo quando affrontiamo. Ovviamente la risposta la diciamo subito, ma cerchiamo di fare un ragionamento logico. Lo schema del bilancio di previsione, lo schema, viene approvato dalla Giunta Comunale, organo esecutivo. Il bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio Comunale. Chi può variare il bilancio di previsione? Chi l'ha approvato, ovviamente, solo il Consiglio Comunale. Chi propone le variazioni? La Giunta. Perché? Perché la Giunta è l'organo esecutivo, quindi è a stretto contatto con gli uffici, è a stretto contatto con la realtà locale, municipale, sa che cosa succede, sa quali sono le esigenze amministrative del comune, conosce perfettamente quanto hanno a disposizione i vari responsabili di servizio, perché la Giunta ha dato con determina ai vari responsabili di servizio sia la parte entrata che la parte spesa relativa al funzionamento amministrativo dell'ufficio interessato, quindi sa perfettamente che cosa è successo nel frattempo, è in grado di predisporre le variazioni al bilancio, è in grado di informare il Consiglio Comunale delle necessità che sono state verificate. Se non ci sono altre domande, andiamo a vedere la parte del bilancio di previsione che non abbiamo ancora finito di leggere. Intervenite sempre, perché il dubbio di uno può essere il dubbio di tutti. Una volta chiarito è patrimonio di tutti quanti. Eppure il documento unico di programmazione deve essere approvato in consiglio? Sì. Cioè, sì, il consiglio della giunta è un consiglio. O passa una delibera da giunta e approvare? No. Ma questo qua è per argomento del comune, per argomento. No, legge, sì. L'abbiamo visto prima, quando nelle prime lezioni, quando andiamo a prendere, dopo casomai vediamo, ritorniamo indietro e vediamo il coso. Allora, eravamo arrivati al titolo, non avevamo ancora fatto le spese in conto capitale. Vediamo se prendo dove eravamo arrivati ieri, scusate qualche istante, sport e tempo libero, sì, turismo me lo ricordo, era completamente a zero, urbanistica, assetto del territorio, abbiamo visto le previsioni di competenza, come diviso in spese generali, conto capitale e spese per incremento delle attività finanziarie, qua c'erano solo 35.000 euro. Poi edilizia residenziale pubblica, vediamo qua spese correnti 12.000, le previsioni di cassa 27, perché riguardano anche i residui. In conto capitale vediamo che questo comune prevede solo prevede 14.500 euro per il 2016, nulla per gli anni successivi. La parte che vedete in grassetto sono i totali, quindi è inutile andarli a vedere. Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente, questo comune pare che non sia interessato a questo tipo di spesa. Scusa, allora, la distinzione essenziale fra spese correnti e spese in conto capitale è questa. Le spese correnti, non ti preoccupare, nessuno nasce imparato, le spese, tanto meno chi vi parla, quindi le spese correnti sono le spese, lo dice il termine stesso, che servono per far funzionare
una spesa corrente, quali sono quelle che conosciamo tutti quanti noi, facciamo riferimento a noi come persone fisiche. Una spesa corrente che cos'è? Acqua, luce, gas, telefono, internet di casa, ovviamente l'affitto, spesa corrente, più spesa corrente di quella, se non il padrone di casa mi manda via. Che cos'è una spesa in conto capitale? Una spesa in conto capitale è per esempio l'acquisto di una macchina nuova, che per questa non posso far fronte col mio stipendio di 1.336 euro al mese, devo andare in banca a chiedere finanziamento e pagarla in 5-6 anni, perché quella non è, se fossimo in contabilità economica, il discriminante è quella che si diceva della fecondità ripetuta. In sostanza, la mia macchina mi dà un'utilità, la mia macchina nuova mi dà un'utilità che non consumo oggi, ma che darà un'utilità, speriamo, per i prossimi 10 anni, a meno che non faccia un incidente. Il consumo dell'energia elettrica in questo momento l'ho già utilizzata, l'acqua quando apro il rubinetto, il gas metano e tutto il resto. Quindi differenza fra spese correnti e spese in conto capitale, guardo l'utilità. Quando compro il computer per il comune non è una spesa corrente, è una spesa in conto capitale. Quando compro il pianoforte per la scuola di musica è una spesa in conto capitale. I mobili dell'ufficio del comune sono spese in conto capitale che, se vengono utilizzate attraverso, perché mi è successo purtroppo il caso di leggere un report della Guardia di Finanza di un comune del Veronese che è stato finanziato con larghi contributi per sponsor, non cito la cifra perché sennò il comune viene subito identificato, la società che sponsorizzava l'acquisto dei mobili per l'ufficio del signor sindaco li ha inserite queste spese come spese di gestione proprie. Va un controllo della Guardia di Finanza e dice: ma scusate, avete la fattura di fornitura mobili per l'ufficio del sindaco e voi li inserite nel vostro bilancio come spese di gestione della vostra società? Il responsabile amministrativo ha detto: sì, è vero, è stata una svista. Allora, uno che fa la seconda ragioneria, queste cose gliele dicono subito. E questo signore gestisce una società di svariati milioni di euro. Quindi quando, cioè, non è solo il tuo dubbio spese corrente e conto capitale, forse il dubbio ce l'ha anche qualche un altro, tranne la Guardia di Finanza, che questi invece dubbi non ne hanno. Andiamo avanti. Ci sono altre domande? No. Valorizzazione e recupero ambientale, spese correnti 153.750, la cassa, lo vedete, la somma fra i 168.000 residui e 153. Andiamo avanti. I rifiuti, ecco, i rifiuti ne abbiamo parlato ieri, quindi lo saltiamo. Servizio idrico integrato, anche questo mi pare ne abbiamo parlato ieri. Aree protette, protezione naturalistica e forestazione, questo comune non riporta niente. Dimmi. Allora, se io sul discorso dei rifiuti in conto capitale non ho quasi niente, sì, vuol dire che negli anni dei bilanci non è stato comprato niente. Vuol dire che non solo non è stato comprato niente, ma questo ti dice che la gestione per la raccolta e smaltimento di rifiuti non è fatta in autonomia, non è fatta in autonomia dal comune. Se proprio in conto capitale niente, vuol dire che tutti gli ammontamenti, tutte le cose che il comune di rete sulla conto economico della tassa di più, non è detto, perché non è detto? Perché per esempio adesso c'è la raccolta porta a porta, quindi, ma facciamo l'esempio di quando avevamo ancora i bidoni per le strade. Posso aver concluso una convenzione con la società di smaltimento dei rifiuti che il comune si impegnava in conto proprio a rinnovare ogni 5 anni l'acquisto dei cassonetti. Ovviamente, se è un comune di, ne cito uno a caso, con Camarise 1000 abitanti, è evidente che con 5.000 euro se la cava. Un comune come Verona di 200.000 abitanti, è evidente che in quel caso deve fare un mutuo, perché rifornire del 10% dei bidoni, che
c'erano magari a Verona, era una spesa in conto capitale e quindi la inseriva lì perché aveva bisogno di necessità. Ripeto, con il bilancio armonizzato abbiamo meno capacità critica nella lettura, perché la capacità critica della lettura è stata anticipata per volere del legislatore nel documento unico di programmazione. Se prendete un vecchio bilancio di previsione e fate la comparazione, dico bene, questo è meno intellegibile, colpisce meno come capacità informativa. Risorse idriche, niente, sviluppo sostenibile, territorio montano per i piccoli comuni, andiamo solo a vedere le cifre, qua ha saltato completamente i trasporti e diritto alla mobilità, a questo comune pare che non abbia quando vediamo tutti zeri, non è che lo zero non dica nulla. In consiglio comunale, nel documento unico di programmazione e ancor più in sede di bilancio di previsione, ma in bilancio di previsione oramai è tardi, perché se abbiamo una maggioranza lo approva, ma perché per esempio nella altra mobilità di trasporto non abbiamo messo nulla? Perché? L'assessore al bilancio, in termini politici, dovrà dire perché non siamo interessati, oppure la giustificazione che sentiamo dire spessissimo è che ma mi schei. Vabbè, non abbiamo soldi, allora cerchiamo di capire come è possibile avere magari un servizio di mobilità con sponsorizzazioni, per esempio, con magari andando alla regione e chiedendo finanziamenti. Perché zero? Anche lo zero deve avere la sua giustificazione, non solo zero e basta, bisogna andare avanti. Viabilità e infrastrutture stradali, spese correnti 507.000 euro, guardate, di cui già impegnate nel 2016 19.341 e 9.541 per il 2017. Che cosa può significare? E qua dopo occorre andare presso l'ufficio tecnico, in questo caso andare a vedere che cosa è successo. Di cui già impegnate significa che ci sono già state delle determine che hanno previsto impegni di spesa pluriennali. È evidente che se questa spesa è indicata come già impegnate nella spesa corrente, queste sono manutenzioni di carattere ordinario, per esempio la ripresa delle buche. Se fossero spese in conto capitali, non sarebbero spese di manutenzione ordinaria, sarebbero spese di manutenzione straordinaria, quindi non più ripresa dalle buche, ma rifacimento del manto stradale, rifacimento dei rivali, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, non la semplice ripittura dello stop che causa la meteorologia si è cancellata e non si vede più, di cui i vigili per esperienza vanno sempre all'ufficio tecnico, si arrabbiano con il responsabile dell'ufficio tecnico, non si vede più niente degli stop, al manco fa quei che non te fa niente, non te mai fatto niente, al manco fa gli stop che la gente la si ferma. La risposta è: non ho soldi, tu che mi schei. Se non ci sono soldi, allora è un discorso di carattere politico. Preferiamo la sicurezza stradale oppure preferiamo, che ne so, il club dei fotogenici? È evidente che occorre fare delle scelte. O per esempio l'illuminazione pubblica. Ci sono da cambiare le lampadine, ci sono sempre visite dei ladri nelle case dei cittadini, dobbiamo provvedere almeno per l'illuminazione pubblica. Ma scusate, dovrebbe, purtroppo. Sarebbe beh. Sia beh.
Allora, all'osservazione è corretta e pertinente. Cerchiamo di fermarci un istante su questo. Dovrebbero. Perché non sempre così? Cerchiamo di capirci. Abbiamo visto l'equilibrio economico. Ve lo ricordate? L'equilibrio economico. Bene. Se un comune, non adesso, perché per esempio abbiamo visto questo comune di cui vediamo il bilancio di previsione, non ha previsto nulla come, come indebitamento, quindi non decide di fare nessun tipo di mutuo. Ammettiamo che io sia un nuovo sindaco, arrivo in comune con un alto tasso di indebitamento, cioè che prima della mia amministrazione il comune si sia indebitato parecchio. È evidente che con l'equilibrio economico, se voglio mantenere l'equilibrio economico, dato che la spesa capitale, la spesa per conto capitale, la spesa soprattutto per conto interessi mi va nel titolo primo della spesa, solo per questo motivo, per il quale la spesa per gli interessi passivi dei mutui mi vanno nel titolo primo della spesa, è evidente che se voglio approvare il bilancio di previsione, che cosa devo fare? Devo comprimere tutte le altre spese. Ma quali spese mi restano da comprimere nel titolo primo della spesa? Andiamo a vedere. Acqua, luce, gas, internet? No, perché non posso lasciare i dipendenti al freddo. La carta per far funzionare gli uffici la devo avere. La benzina per far funzionare l'ufficio tecnico e i vigili la devo avere. I pannolini per i bambini li devo avere. Ad un certo punto questo lo devo avere, questo lo devo avere, perché sono tutti servizi essenziali. Che cosa penso di lasciare fuori? Ci sono le buche. Vabbè, le buche. Ma subito uscire, no? I pannolini non sono in parte che ne compra. Certo, sono tutte. Le buche. Sono tutte sono tutte non solo, ma ammettiamo che un anziano, come giustamente dici tu, vada a farsi la spesa a comprarsi il chilo di arance, mette male il piede in una buca, si frattura ambedue i femori. Fa causa al comune, e in questo caso il comune non può far altro che pagare. Quindi non è solo questione di manutenzione ordinaria, è questione proprio di sicurezza per i cittadini. Quindi quando vediamo le strisce che non sono ben colorate, che vediamo che lo stop non funziona, le buche per strada, eccetera, eccetera, non è. Oppure, guardate, è successo in un comune che conosco molto bene, un acquazzone, in periodo autunnale, ha allagato un terzo delle cantine del comune. I cittadini inferociti hanno fatto tutti causa al comune. Il comune è stato costretto a risarcire i cittadini, perché poi il problema era un pochettino più grande, perché poi si è scoperto il livello delle fognature erano più alte di quelle che avrebbero dovuto essere. Quindi l'acqua non era riuscita a defluire, ma era rientrata nella casa, nelle case dei cittadini. Sono tutte, sì, se c'era così, qua c'era la casa, qua c'era le fognature, quindi l'acqua doveva andare in su. Vabbè, l'acqua in salita. Penso che nella nostra zona i problemi quando succede un acquazzone sia tutto quanto. Quindi vedete che sono tutte scelte di carattere politico di cui si deve parlare anche in maniera accesa in sede di programmazione, perché nel caso di questo comune con le fognature fuori quota è evidente che bisogna risolvere il problema, magari non in un anno ma in più anni, ma bisogna risolvere, perché prima o dopo un altro acquazzone arriva, quindi riavremo lo stesso problema. Le buche bisogna risolverlo, perché da sole non si chiudono, anzi si allargano. Quindi sono tutti problemi di cui bisogna trovare soluzione, ma non solo questo, l'immigrazione per esempio, questo è un problema che hanno più o meno tutti i comuni. Si fermerà l'immigrazione? Io direi proprio di no, anzi vedremo sempre più
aumentare il disagio sociale di cui abbiamo parlato ieri, tutti i problemi che vengono discussi. Sistema di protezione civile, l'abbiamo visto ieri con il progetto di protezione civile che è utilissimo, perché in caso di emergenza bisogna che ci sia un piano che funzioni e che non ci siano intoppi e falle, perché stiamo parlando di protezione civile. L'asilo nido l'abbiamo visto ieri, interventi per la disabilità, eccolo qua, vedo che questo comune lo finanzia bene per la proporzione degli abitanti con 142.000 euro. Vedo che c'è anche una spesa in conto capitale, quindi è evidente che qua ha intenzione di fare investimenti per la disabilità. Che cosa vorrà fare? Probabilmente vorrà togliere le barriere architettoniche in modo tale che gli disabili possano fruire normalmente, come fruiscono tutti gli altri cittadini, dei servizi del comune. L'esclusione sociale, ne abbiamo parlato ieri, argomento importantissimo. Interventi per la famiglia, anche quello, vedete infatti che ci sono 464.000 euro. Interventi per diritto alla casa, vediamo. Ecco, purtroppo il servizio necroscopico e cimiteriale, qua guardate la distinzione fra spese correnti e la spesa in conto capitale, spese correnti 40.300 è evidentemente spesa dovuta all'acquisto della ghiaia, sistemazione della ghiaia, sistemazione degli intonaci che magari si sono deteriorati nel corso del tempo, la ripresa dei pluviali, cose di questo genere. Spese in conto capitale, di cui già impegnate 4.000, quindi vedete che dagli anni prima si era già provveduto, con 200.000 euro per il 2016, evidentemente c'è un allargamento del cimitero, e altri 50.000 euro per gli anni successivi, quindi 2017-2018. Come faccio a capire che cosa sono quei 200.000 euro lì e gli altri 100.000 negli anni successivi? È sufficiente andare presso l'ufficio tecnico e dire: ma il cimitero, che investimenti avete intenzione di fare? Mi fate vedere la determina, a chi avete appaltato i lavori? Avete fatto una gara? Avete fatto un affidamento diretto? La gara era al massimo ribasso? Oppure era il prezzo medio? E qua si va a vedere, si chiedono tutte le giustificazioni e le informazioni del caso. Quanto fate pagare a chi vuole acquistarsi la residenza per l'eternità, eccetera eccetera. Ecco. Sviluppo economico e competitività. Guardate che nelle spese correnti non ha previsto niente questo comune, nelle spese in conto capitale invece nel 2017 ci sono ben 500.000 euro. Nel documento unico di programmazione di questo comune viene indicato che ci sarà un trasferimento, perché l'ho visto qua, non ce l'ho, ma credetemi sulla parola, questo non me lo ricordo perché l'ho visto, qua hanno un trasferimento, un contributo da parte della regione per l'imprenditoria, perché sapete che questo comune è un paese di artigiani e hanno ottenuto questo contributo. Speriamo che lo usino in maniera corretta per sviluppare quella parte di economia che purtroppo... Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori. 76.500 di spese correnti. Perché una spesa del genere? Beh, evidentemente per far funzionare il mercato o per far funzionare la rete distributiva. Magari abbiamo, in questo comune non ce l'ha, ma magari abbiamo un comune che ha un mercato al coperto, quindi bisogna farlo funzionare con delle spese correnti. Quindi anche in questo caso bisogna prevedere una cifra adeguata. È evidente che se è un piccolo comune dove il mercato non impegna grosse quantità di cifre, è giustificato. In questo comune 76.500, bisogna andare a vedere se è giustificato oppure meno. Dimmi.
quello che si può vedendo il fatto che diciamo così da gli ambienti che sono giusti poi sono fanno di base praticamente di negozi, no? La trasformazione della società qua tutta quanta la grande istituzione che vive, no? Sta impoverendo naturalmente il paese, perché lì per esempio ci sono tra quello che va, no? Secondo il punto di vista mio, mettendo in crisi il bar, ovviamente il figlio, ovviamente, naturalmente la gente naturalmente che si muove, che scambia la parola. Cioè, allora, se fosse un sindaco, naturalmente, sei conto che non dia anche il risultato per farlo, quindi non vedendo. Se lì fosse un sindaco, naturalmente, la prima volta fai praticamente vedere le condizioni del primo di ambiente, delle funzioni del territorio, delle vedere dove ci sia tasse minime. Perché per quanto mio, certo. Mi devo guardare avanti, non mi no. Vedendo naturalmente che la società qua non manca, sta muovendo, sicuramente l'unico modo che la sta facendo, la sta cercando di fare sì che la gente che si muove, che si sta avanti per la sua, e chi guarda la televisione, chi dice di sì. Questo è il punto di vista. È possibile che questa faccenda di un comune, naturalmente. Certo che è possibile, ma basta che c'è il mercato. Andate al mercato e per chi ha qualche primavera in più sulle spalle può giudicarlo tranquillamente, io credo. Fate riferimento non tanto alla nazionalità, perché questa non ci riguarda, stiamo parlando di massimi sistemi e di società. Andate a vedere la qualità dei prodotti che vengono offerti. Sempre peggio. Perché? Perché non solo abbiamo un impoverimento culturale, la gente che non frequenta più i bar, la gente che non va più al mercato, ma anche da un punto di vista qualitativo abbiamo avuto una riduzione dell'offerta merceologica sui vari mercati. Quindi la tua osservazione è pregnante. Con questa trasformazione della società, e non è dovuto solo alla crisi, con questa trasformazione della società abbiamo un impoverimento culturale, perché la gente non si parla più, abbiamo grandi mezzi di comunicazione ma la gente non si frequenta più, non ha più la capacità di dialogo, non ha più la capacità di... ma se vedemmo al bar, com'era ti sei venuto al bar ieri che ti aspettava? Così non c'è più. Il collante sociale che avevamo e che conoscevamo attualmente si sta sfaldando, può fare qualche cosa un sindaco? Certamente che può farlo. Attraverso la leva fiscale può fare una cosa del genere, non solo, ma addirittura può anche scegliere determinate allocazioni merceologiche nel suo mercato. Per esempio vuol dire... può dire, guardate, io do una predilezione, dopo qua ovviamente bisogna andarsi a leggere attentamente la normativa regionale, perché sapete che il commercio non è prerogativa della regione, ma può in determinati limiti, ben definiti dalle leggi regionali, decidere anche il settore merceologico del suo mercato e chiedere anche un determinato standard qualitativo. Non solo quantitativo, ma anche qualitativo. Certamente non può intervenire quando c'è una vendita di una licenza commerciale fra un italiano, cito due nazionalità ed è solo titolo di esempio, fra un italiano e un cinese, non può dire all'italiano no, tu non devi vendere al cinese o non devi vendere al pakistano perché questo mi porta materiale di scarsa qualità nel mercato. Questo non può farlo ovviamente, perché non può entrare nei rapporti fra privati, ma certamente può fare un regolamento per esempio del mercato o un regolamento di apertura e chiusura dei negozi e dei bar tagliato per cercare di aggregare la gente e magari chiedendo attraverso una riduzione fiscale di incentivare un determinato settore piuttosto un altro. Ripeto,
bisogna andarsi a leggere il regolamento, le leggi regionali, perché il sindaco può fare tante cose, ma per tantissime altre cose deve ovviamente sottostare alla legge. Domande? Andiamo avanti. Allora, qua abbiamo tutto zero, politica regionale unitaria per lo sviluppo economico, eccetera. Una cosa che mi è venuta in mente adesso a proposito dell'aggregazione voi sapete, caccia e pesca non abbiamo nulla, andiamo avanti, andiamo a prendere dove ci sia qualcosa di interessante. Vabbè, fondo di riserva. Vabbè. Immigrazione, capitolo immigrazione di cui parliamo e parlano tutti i mass media. Che cosa può fare un sindaco per l'immigrazione? Certamente non può dire non voglio cittadini, oppure lasciamo perdere la parte politica. Che cosa può fare da un punto di vista economico? Tutti i comuni possono inserire nel bilancio di previsione una determinata cifra in ragione delle scelte politiche che fanno per la cooperazione e sviluppo internazionale, perché si dice, il ragionamento è molto semplice, se li aiutiamo a casa loro, a svilupparsi a casa loro, secondo progetti di sviluppo che faranno le ONG o le organizzazioni internazionali, ridurremo la quantità, la pressione di immigrazione nei nostri comuni. Se voi andate a vedere la quasi totalità dei bilanci, almeno quelli che ho visto io, per la cooperazione internazionale non stanziano nemmeno una lira, nemmeno un centesimo di euro. Questa è una scelta di carattere politico, ovviamente. Se ammettiamo che degli oltre 5.000 comuni italiani dovessero mettere una media di 1.000 euro a comune, arriveremo a 5 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per la cooperazione internazionale. Quindi questa potrebbe essere un'azione collettiva di tutti i sindaci italiani per cercare di fare non solo pressione sul governo, ma addirittura di incidere direttamente in quei paesi per cercare di... Che cosa sta facendo invece l'Europa adesso? L'Europa, ha sentito Tusk alla televisione, che dice non venite in Europa perché tanto qua non vi diamo la pensione, non trovate lavoro, eccetera. Forse sarebbe il caso di rivedere, ma questo ci riporta lontano come ragionamento. Fondo di riserva, lo abbiamo visto ieri, abbiamo visto le percentuali, questo è un fondo obbligatorio, abbiamo il fondo anche di non obbligatorio, quelle per le spese, adesso mi sfugge il termine, comunque l'abbiamo visto ieri. Questo fondo da chi viene gestito? Viene gestito dalla giunta comunale. Perché? Perché è un fondo di riserva dalla quale la giunta comunale può attingere a propria discrezione, salvo comunicazione al Consiglio Comunale per la variazione dei bilanci. Quindi questo è un fondo che viene utilizzato fino al 31 dicembre da parte della giunta comunale. Poi che cosa abbiamo visto? I fondi accantonamenti, quelli... Eccolo qua, questo invece ci interessa in maniera particolare, perché mi riferisco alla quota di capitale ammortamento utili, sì, quota accantonamento di mutui e prestiti obbligazionari, rimborso prestiti, eccola qua la quota capitale. Che cosa possiamo arguire da questa cifra? 465.800. Questa è solo, ripeto, la quota capitale, perché la quota interessi è spalmata nel titolo primo della spesa. Dall'importo che vediamo qua possiamo subito fare un ragionamento in termini generali per la dimensione demografica di questo comune e capire, senza bisogno di andare a vedere altri documenti specifici, che questo comune non è fortemente indebitato.
magari lo era negli anni scorsi, ma per il bilancio di previsione 2017, 16, 17, 18, vedete che la cifra da 465 passa a 489 e a 512, significa che non è fortemente indebitato, non solo, ma dato che la quota capitale è in aumento, vedete, parte da 465, 489, 512, la quota di ammortamento in conto capitale in aumento, significa che nel titolo primo della spesa per gli anni 16, 17 e 18 che cosa avremo? Avremo una riduzione, non cambiando nessun altro dato, solo guardando questo dato. Significa che per il 2017 e 2018 la spesa per gli interessi di questi mutui che sono ancora accesi in questo comune sono in riduzione. Perché possiamo dire questo? Perché sappiamo che l'ammortamento di mutui da codice civile parte prima all'ammortamento in conto capitale e dopo in conto interessi. Se qua aumenta il conto capitale, significa che avremo una riduzione nella parte degli interessi. Ma in quella parte dovrà essere sempre l'estinzione dei mutui patrimoniali, insomma, tutte le sue leggi, la dovrà passarsi? No, perché va al contrario. No, perché va al contrario, non solo, ma bisogna tener conto di un'altra cosa. Il mio ragionamento è stato fatto in termini generali. Bisogna andarsi a vedere, è così, in genere i mutui sono ventennali. Allora, nel corso di un ventennio è vero che ho un mutuo che sta andando verso la conclusione, verso l'estinzione, ma nel frattempo, negli anni precedenti, sono stati accesi altri mutui. Quindi, per capire esattamente che cosa c'è scritto lì dentro, bisogna andarsi a vedere il tabulato relativo ai mutui che viene allegato al bilancio di previsione. Ma non ci facciamo vedere, insomma, è possibile da estinguere il comando di mutui? No. È facoltà di estinguere anticipatamente un mutuo attraverso, per esempio, l'ultimo. Ma nel tempo in cui non abbiamo, bisogna anche estinguere i mutui perché senza previsione. Non ho capito, scusa. Noi neanche una parte degli altri estinguiti i mutui degli altri. Vanno ad estinzione. Vanno ad estinzione. Allora, i mutui, quando uno accende il mutuo è così. Prima deve chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il comune. Se la Cassa Depositi e Prestiti dice no, allora può accedere al credito ordinario. Comunque la Cassa Depositi e Prestiti, in genere i mutui sono ventennali. Sono mutui a tasso agevolato e non a tasso di mercato, perché sennò sarebbe un problema per i comuni, e sono a quota, sono tutti ad ammortamento francese e sono tutti a quota fissa, per esempio 100 euro all'anno. Di quei 100 euro all'anno lì vengono calcolate sia la parte interessi sia la parte in conto capitale. Che cosa dice l'ammortamento francese? Dice che prima bisogna partire dal pagamento degli interessi, perché è una norma di carattere civile. Mano a mano che il mutuo matura e quindi va verso l'estinzione, avremo sempre meno di quella quota di 100 euro, sempre meno incidenza negli interessi e sempre più incidenza in conto capitale, perché dice il codice civile che l'ammortamento di un mutuo deve essere fatto in ragione prima del pagamento degli interessi e poi della quota capitale. L'ultima rata proprio quella dell'estinzione, avremo 0 quota interessi e 100 in quota capitale, perché la rata è di 100. Nella prima rata avremo 99 interessi e 1 euro
in quota capitale. Funziona così. Com'è? Fatto nel Medioevo, credo. È una norma del codice civile, si estingue un mutuo a partire degli interessi e poi del capitale. Non posso, no, perché? No, perché la rata è costante, è sempre 100 euro. Se andate in banca e chiedete un finanziamento per l'acquisto della vostra macchina o per l'acquisto di quella, vedete che nel piano di ammortamento del mutuo, se è un ammortamento francese, in genere sono tutti così, se guardate proprio la vostra rata di 100 euro, vedete che la prima rata che dovete rimborsare è quasi tutta interessi e pochissimo di quota capitale. Quando scorrete tutto l'ammortamento, arrivate all'ultima e dice finalmente questa è l'ultima rata, dopo non ho più da pagare niente, vedrete che c'è zero di interessi o pochissimo, proprio una parte irrisoria, e la stragrande maggioranza, possiamo dire la totalità, di quota capitale. E i soggetti a? Certamente sì. No. Calma. Allora, l'Euribor è un'altra cosa. La Cassa Depositi e Prestiti, la stragrande parte dei mutui che concede sono tutti a tasso fisso. Poi abbiamo visto nel corso dei tempi che lo Stato dà la possibilità della rinegoziazione dei mutui, perché è evidente perché l'economia cambia e quindi dà la possibilità, per esempio, chi aveva contratti mutui, non ci sono più, ma mutui trentennali per esempio, e li aveva accesi al 15%, è evidente che un tasso di interesse fuori mercato, quindi ha dato la possibilità con finanziamenti di rivedere e di rinegoziare i mutui. Finora ci sono state, mi pare, due rinegoziazioni dei mutui, una negli anni 90 e una recentemente. Attualmente a quanto è il tasso di interesse? Intorno al 2% mi pare. Sì, quindi un tasso. Ecco, ammettiamo che ci sia una fiammata, arrivo subito, ammettiamo che ci sia una fiammata inflazionistica in tutto il mondo, non solo in Europa, che dal 2% i tassi interbancari vadano al 40%. Beh, è evidente che occorrerà fare qualcosa, il legislatore dovrà chiedere maggiori finanziamenti ai comuni, altrimenti la Cassa Depositi e Prestiti, partecipata, come abbiamo visto, l'80,1% dello Stato, quello chiude, fallisce, quindi dovrà dire comuni che avete i mutui trentennali, ventennali al 2%, abbiamo l'inflazione, abbiamo tassi di interesse al 40%, se non fate qualche cosa per rimpinguare la Cassa Depositi e Prestiti, lo Stato fallisce e quindi ci sarà un'operazione. Caso contrario, l'inverso, ovviamente, ma siamo a tassi, siamo in deflazione, quindi peggio di così. Cioè, se vogliamo allargare il ragionamento, se io dovessi attualmente accendere un mutuo con una banca, sempre ammesso che me lo concedano, chiederei ovviamente, secondo il mio punto di vista, un tasso fisso, perché siamo talmente al minimo con i tassi di interesse che in previsione non può la banca chiedermi un tasso negativo, cioè non può andare in zero, sotto zero, casomai potrà andare in aumento, solo la Banca Centrale Europea può decidere tassi negativi, le banche ordinarie, quelle che abbiamo sulla piazza, ovviamente no. Quindi vedete che tutte queste cose devono essere anche riferite all'andamento dell'economia generale.
per una testa, il gas massimo di domani è talmente tanta carta in giro. È appunto perché c'è tanta carta in giro che a un certo punto l'economia di carta. Quando la banda del si parla di poco, quando la banda gli ha fatto la capicenza. Beh, a Vicenza più che quota 90 c'è stato qualche cosa, anche l'Etruria, gente che non ama andare dal manicure. Anche come dice, esattamente. Attenzione, facciamo l'esempio, poi lo Stato con la rinegoziazione dei mutui ha dato delle caratteristiche ben definite che, se volete, ve le porto e le vediamo insieme, solo che andiamo un po' più in là con il tempo. Che cosa succede quando io vado in banca a proposito della estinzione anticipata o rinegoziazione? La rinegoziazione in genere riguarda il tasso di interesse. L'estinzione anticipata è che io ho la disponibilità finanziaria e chiudo il mutuo. Se andate a vedervi i vari contratti di mutuo che attualmente vengono siglati, sotto in fondo, nelle clausole conclusive, è prevista l'estinzione anticipata del mutuo. Che cosa dice la banca, una banca ordinaria? Attenzione, che nel caso tu voglia estinguere anticipatamente il mutuo, hai una penale che si quantifica in tot migliaia di euro. Perché? Perché ha tutto l'interesse la banca, primo, a mantenersi cliente e soprattutto a mantenersi il flusso di liquidità che era previsto nel contratto di mutuo. Facciamo un esempio. Io ho contratto un mutuo di 10.000 euro, gratta e vinci 20.000 euro, ho 20.000 euro disponibili, ho ancora il mutuo da pagare da 10.000 euro, capitale, interessi, faccio la somma, mi precipito in banca con 10.000 euro e dico: guarda, estingo il mutuo perché gratta e vinci, ne ho altri 10.000, te li do subito. Il banchiere mi dice: no, che le 10.000 euro non sono sufficienti, me ne devi dare 12.000. Ma come, banchiere? 10.000, guarda qua, no, non ti sei letto le clausole in fondo, perché la banca in questo caso ci perde, quindi mi devi risarcire per il mancato guadagno futuro che ha la banca. Per lo Stato diverso non fa questo ragionamento, ma ordinariamente per le banche è così. Faccio un piccolo riferimento. In una presentazione sulle banche alza la mano un signore e dice: beh, in fin di conto, se le banche falliscono io ci guadagno perché ho il mutuo, quindi non do niente alla banca. No, ho detto: guardi, non è così, è l'esatto contrario, perché se la banca tipo Cari Ferrara, Cari Chieti, Banca Etruria, cito queste ma solo per esempio, sono fallite e chi ha avuto mutui e finanziamenti da quelle banche, il curatore fallimentare chiederà non solo rientro anticipato, ma probabilmente chiederà anche qualcosa in più. Quindi dico, nel caso che uno abbia un mutuo con una banca che fallisce, è la cosa peggiore che uno possa augurarsi. Quindi è bene che queste, in questo caso, per esempio, con Bail-in e Banca Etruria, nel decreto 180 del 2015 non è prevista una riga. Quindi chi aveva i mutui probabilmente si troveranno nei guai forse peggiori di coloro i quali sono stati azzerati. E parlato ieri a Isola della Scala. Andiamo avanti? No. Consigliato che con la linea di finanza è un'attenzione maggiore che è intorno al comune di Repubblica, che qua si capisce, basta, cioè bisogna avere
bisogna avere il tempo prima di tutto, non tutti hanno il tempo. Vi dico, vediamo che mi occupo, ma pure che ti affaccio. A un certo punto, naturalmente, mi vedete vedere entrare, io non vedo che però, visto che invece per la cosa che avevo senso, non ho detto, non ho detto nel tempo. Che senso ha? Io credo che mi avete deciso di dire, io faccio la vacca, che è veramente, e poi ti do la tutti i mesi, naturalmente no. Quando tu naturalmente ti deciso di dire, io credo che non devo bene. Cioè, qua, l'unica cosa che è sparito, sto vedendo il gruppo del cacchio che sta girando adesso, perché no. E sta distrutto le basi naturalmente del concetto del consenso. Perché il consenso dovrebbe avere l'idea anche però la sempre. L'idea di prima qua, no, la idea di mio, naturalmente, quando era la cella di mano, era meglio che la prima di notare, giusto? Oggi giorno questa città qua, non ha più valore, non ha finito. Però mi sono convinto, siccome sono un finista, e penso che nel tempo sia sempre stata delle condizioni, questo è un ciclo che deve finire. E questo ciclo non può andare avanti non so che dire. Concordo. Facciamo una pausa perché dopo ritorniamo. Questo sistema non può andare avanti. È mancato il buon senso. Questa è una tabella che ho fatto vedere ieri. Facciamo 5 minuti di pausa, che è così. Queste sono le sofferenze bancarie del primo 10% degli accreditati in Italia da settembre 2014 a settembre 2015. Questa tabellina, secondo me, è chiarificatrice della situazione in Italia, perché vedete che la classe di grandezza della sofferenza dai 30.000 fino ai 75.000 euro, nell'ultima colonna, c'è stata una diminuzione. I piccolini, che hanno chiesto piccole quantità di denaro, di credito, da 30.000 fino a 75.000 euro, quindi persone fisiche, piccole e medie imprese, in questo periodo, da settembre 14 a settembre 2015, la percentuale delle sofferenze bancarie è diminuita, cioè hanno pagato tutti. Buon segno. Bene. Se si guarda l'andamento verso il basso della tabella, mano a mano che incomincia ad incrementarsi l'affidamento, cioè quanto la banca dà, stiamo parlando del primo 10% degli affidatari, andiamo a vedere che, per esempio, dai 2 milioni e mezzo fino ai 25 milioni di euro, che sicuramente non è per Nekele che chiede una cifra del genere, non è la piccola azienda agricola, non è l'artigiano che ha 10 dipendenti, ma sono le grandi imprese, le grandi industrie, i grandi capitali. I grandi capitali, invece, nel periodo considerato, hanno la percentuale di sofferenze più alta di tutti, il 17,6%. Se andiamo a vedere, gli affidatari oltre i 25 milioni di euro hanno incrementato le sofferenze del 13,8%. Allora, questo sistema deve finire? No, questo sistema è già finito. E che cosa possiamo capire da questa tabella? Abbiamo capito che i finanziamenti non sono stati dati
per ragioni economiche, perché è evidente che se da 2 anni sono incrementati, vuol dire che, poi ci sono altre tabelle che riguardano il periodo precedente, significa che non hai imparato niente dalla storia, non solo hai finanziato male, ma hai finanziato sempre gli stessi, hai finanziato gli amici degli amici. È per questo che siamo arrivati al bail-in, non solo, ma possiamo fare degli altri ragionamenti. Su queste cose dovrebbero verificare e controllare 2 istituti che conosciamo tutti quanti, la Banca d'Italia e la Consob, la Commissione Nazionale Società Borsa. Se questi non, io non posso dire che non abbiano controllato, non abbiano fatto bene il loro lavoro, però guardando questa tabella, che sono dati della Banca d'Italia, qualche dubbio legittimo sussiste. Non solo. Non solo. Non solo. Ma nel senso che le tutte SPA approvate, e alla fine difficilmente le persone. Guarda questa, che quella l'è chiara come patan, guarda questa. Concentrazione del credito in Italia. La quota delle sofferenze causate dal primo 10% degli affidati dal 2011 fino al 2015 è aumentata del 2,8%. Quindi questi non solo non hanno guardato il 2014 e il 2015, ma non hanno guardato neanche che cosa è successo dal 2011 al 2015. Errare umano est, ma perseverare. Popolare di Vicenza, dato che Ghelema qua vicino, che dicono: o vi trasformate in SPA e quindi chiedete la quotazione in borsa, o se no saremo costretti al bail-in e quindi togliere i fondi. Benissimo, questo dice l'amministratore delegato, da quanto ho capito, fischiato fra l'altro nell'assemblea dei soci. Bene, allora noi siamo tutti piccoli risparmiatori della Popolare Vicenza, tutti quanti noi. Sono anni che chiediamo il rimborso delle nostre azioni, vogliamo venderle ma non possiamo venderle perché la banca è sotto amministrazione controllata, quindi non possiamo venderle. Accettiamo, come ci suggerisse l'amministratore delegato, di trasformarci in SPA e quindi di essere quotati in borsa. Il primo giorno di quotazione in borsa io ho bisogno di soldi e cosa faccio? Vendo. Vendo solo io, voi no. Voi no. Vendo solo io. Per il semplice fatto che io immetto sul mercato le mie azioni, benché siano poche, che cosa succede al prezzo delle vostre azioni? Diminuisce. Sì, ma come, per me che la venduto la ciappa qualcosa, aspetta, va là che vengo che a me che ciappa poco, ma manco che il poco che ho me lo porto a casa, vende lui, che cosa succede al prezzo di tutte le altre azioni? Ancora. Voi tre che vedete il prezzo delle azioni che abbiamo venduto e noi due che sono in diminuzione, che cosa pensate di fare? Vendendo. E vendendo tutti che cosa succede? Restiamo in braghette di tela per non dire cose peggiori. Lui alza la mano e dice: aspetta che se uno vende c'è uno che compra. Sì. Vendi gli accordi. Sì. C'è uno che compra, ma quello che compra, fate attenzione, perché dopo può essere interessato, per esempio, a deprimere ancora di più il prezzo, perché
perché c'è sempre alla fine uno che dice aspetta che mi compro la Banca Popolare di Vicenza a prezzi ridicoli. Ridicoli. Attenzione, attenzione, perché non solo noi risparmiatori che eravamo lì per anni a cercare di vendere azioni, ma io sono un operatore finanziario di una grossa banca internazionale. Voi sapete che le banche internazionali lavorano 24 ore al giorno su tutto il mondo, hanno 4 turni da 6 ore a Londra, New York, Giappone, eccetera, hanno operatori 6 ore al giorno che lavorano su un determinato titolo. In Italia non è possibile, ma all'estero è possibile vendere allo scoperto. Vendo 50.000 azioni della Popolare di Vicenza e non le ho. Non le ho. Perché faccio questa operazione rischiosa? Perché ho intenzione di ricomprarle a prezzo più basso. Dal prezzo di vendita al prezzo più basso quando ricavo, quando le vendo, quando le acquisto, e la differenza è mia. Questa è la classica vendita allo scoperto. Vendita allo scoperto. Vendita allo scoperto. Non ho capito. Ciò che è vendita allo scoperto è l'inglese. Non hanno ancora votato, non hanno ancora votato. No. Ieri. No, allora se hanno votato. Bisogna convincere la maggioranza dei soci. Se la maggioranza dei soci, ripeto, non sono informato perché ieri sera mi sono dedicato ad altre cose, se hanno votato per la trasformazione in SPA e quotazione in borsa. Non solo, ma la mia previsione è che la Banca Popolare di Vicenza, dopo la quotazione in borsa, passerà di mano, e chi la comprerà veramente a un prezzo ridicolo, ridicolo. Esattamente. Compra il destino della gente. Avanti. Te dovevi venire ieri sera a Isola della Scala? Merda, se mi avvenivo. Probabilmente sta a cambiare, perché Pesco ieri sera mi ha detto che non è disponibile il primo, o il 2 o il 7. Comunque lo metto su internet. Com'è la che mi ha detto che è impossibile estrarre? Esattamente. Vabbè, è sempre così. Allora, quota capitale, ripetiamo, visto che la quota capitale è in aumento per il discorso che abbiamo fatto prima, è evidente che nel titolo prima della spesa, almeno per la parte di interessi passivi, sarà in diminuzione. Essendo la parte di solo, facciamo il ragionamento solo di questo caso e solo di queste due cifre, se la quota interessi nel titolo primo della spesa, della spesa corrente del bilancio, è in diminuzione, significa
che a parità di qualsiasi altra condizione avrò più soldi per le buche, per le amministrazioni, per le spese ordinarie. Ecco, e qua abbiamo il classico esempio di perché il legislatore, prima ancora di interessarsi del pareggio del bilancio, obbliga l'approvazione e il rispetto del pareggio economico. Sindaco, giunta, consiglio comunale, volete fare la palestra nuova? Sì. Bene, attenzione, perché se fate la palestra nuova, dato che vi metto la quota interessi nel titolo primo della spesa, che l'abbiamo visto, se necessario lo rivediamo, avrete meno elasticità nel bilancio, e per meno elasticità nel bilancio significa avete meno possibilità per le spese correnti. Vi indebitate, sì. Allora fate attenzione che avrete meno soldi per le spese correnti, quindi acqua, luce, gas e manutenzioni ordinarie. È chiaro? Si può capire che si stimano distinguendo, cioè quanto manca? No, facendo solo il rapporto no, occorre avere il tabulato dei mutui che sono in essere, e allora lì c'è il dettaglio e si vede, così facendo il rapporto no, no, perché è tutto un dato aggregato, abbiamo mutui già accesi da 10 anni e abbiamo il mutuo acceso 3 anni fa, quindi bisogna andare proprio a vedere il dettaglio. A che ti aspetto o no, gara? Te lo dico per tempo, dopo te la... Scusa, quando si accende il mutuo è obbligatorio il passaggio burocratico? Cioè, c'è scritto da parte? Il passaggio burocratico? Le certamente, altro che? Altro che, ci mancherebbe altro, no? Allora, quando un comune che mi scrive che abbiamo i soldi noi per fare una cosa, cioè le finanze con pochi profitti, sì, vuol dire che se poi succede qualcos'altro, cosa fanno? Per altro, no? Non mi ha capito, scusa me. Quando un milione di fare una cosa, sì. Di sicuro anche i soldi per farlo. Sì. Capisci perfettamente tutto, non solo, ma se vai all'ufficio tecnico ti fai vedere il piano finanziario e dal piano finanziario capisci esattamente come viene finanziata quell'attività. Impossibile. Ha ritirato le determine dei rifiuti non sta neanche tutto il campo. È inutile che tu percorra questa città. Per il resto, se io voglio capire come è andato a finire questo giochetto dei pochi soldi, perché ho un dato certo che ha due bilanci, quello in dato e quello in nulla, quello non ha mai capito. Ma non so mai, c'è un dato certo, me l'hanno confermato due consiglieri, sorridendo. È chiaro che ci siamo parlati in un'altra maniera, non ci siamo detti che c'è un bilancio, no, non è un dato certo. Il signor prefetto deve essere informato di questa cosa. Adesso sto cercando attraverso il bilancio di capire se il giochetto che ho in testa, sto cercando di vedere se ho aggiornato il giochetto. Allora, lui dice che io ho i soldi per fare il palazzetto. E allora io vado a vedere gli altri stanziamenti e dice, ma per fare questa cosa là siamo andati a vedere, a prendere 150 pochi soldi che abbiamo mandato su straccio su castello, pochi soldi che abbiamo mandato da straccio di là. Se io mi insieme tutte queste cose trovo, per esempio, sullo straccio del castello, i soldi sono di più di quelli che loro mi stanno dicendo. Stanno facendo un altro.
Allora, questo castello lo stanno usando, c'è stato un finanziamento per questo castello, e ormai il finanziamento lì hanno già finanziato anche altre quattro cose con gli avanzi. E questo è possibile, sì. Sì, questo è possibile, ma poi se io faccio uno più uno più uno più uno del castello, cosa c'è dietro? Un tentativo di giocarsela. Beh, bisogna andare a vedere nel dettaglio lì, perché, ma voglio dire, perché quando io su 500.000 euro mi trovo 100.000 qualcosa. Sì, può darsi che siano risultati di varie opere pubbliche che sono finite e che hanno una disponibilità finanziaria che sono state aggregate per finanziare un'altra attività. Quindi non è detto che perché hai trovato 500.000 euro non siano possibili ed utilizzabili. Certamente, devi documentarla però, deve essere tutto documentato. Sì, mi preoccupa l'affermazione dei due bilanci perché questa sui 11 guadagnati, quelli adesso di 1,4 perché li ha passati di 600.000 euro, ma il gioco è chiaro, me l'hanno confermato anche sotto banco dei consiglieri comunali. Il gioco è chiaro, io rimango di 1 milione di euro, il consigliere è diventato, ma se rimangono loro, spero di no, e se ne sono libera. Va bene, parlo di consigliere di Marco, ex consigliere di Marco. Ma la parte di me. Ah certo. Ci sono qualsiasi, dopo 4 mesi di lavoro, la pensata di 600.000 euro, vuol dire che ci sta. C'è da guardarci dentro, sì. E siccome ho visto questo documento dei rimandi a finanziare, mi hanno spiegato l'accesso ai mutui, che stanno da posso sapere quanti mutui hanno? Certamente. Io. Certamente, basta no, chiedere. Ma perché? Ma no? Ma non possono negarti la documentazione come cittadino, no? Come cittadino no, e comunque c'è sempre la richiesta da parte di un consigliere comunale che conosci, anche no, perché. Nessuno accetta di fare queste domande. Beh, insomma. C'è qualcosa che non funziona. No? C'è qualcosa che non funziona. Allora, siamo arrivati in fondo alla spesa e dobbiamo vedere l'ultimo passaggio. I servizi per conto terzi, le famose partite di giro, che abbiamo detto che queste ci interessano relativamente, anzi ci interessano proprio poco, perché fanno pandanda con le partite di giro in entrata, e le abbiamo anche definite, tipo sugli stipendi faccio le ritenute di 100 sugli stipendi per gli enti previdenziali e assistenziali, verso 100 per gli istituti per la pensione e per gli infortuni dei dipendenti. È una rilevazione contabile che devo fare perché deve risultare dal bilancio. Il revisore dei conti, per esempio, può dire, va presso l'ufficio personale, dice: mi fa vedere, signora o signore, i versamenti che avete fatto agli istituti previdenziali e assistenziali, tira fuori la documentazione, il revisore guarda, sono stati versati tutti i versamenti previsti per la pensione, per gli infortuni, per chi ha la copertura degli infortuni, ok, siamo a posto. Ha risultato economico questo per il comune? Nel senso, questo può produrre un avanzo o un disavanzo? No, perché semplicemente trattiene dai dipendenti, versa agli enti assistenziali e previdenziali. Pareggio, parità. Abbatto il cartello del parcheggio nel parcheggio del comune, la mia assicurazione dà 500 euro al comune, il comune spende 500 euro per il rifacimento del cartello del parcheggio. Il comune ha un avanzo o un disavanzo di amministrazione per questa operazione? No,
Quindi le partite di giro a noi semplici lettori del bilancio del comune interessano relativamente poco. Magari possiamo andare a vedere che cosa è successo all'interno delle partite di giro, ma da un punto di vista economico, di risultato di avanzo di amministrazione, le partite di giro non ci dicono niente perché quadrano perfettamente in entrata e in uscita. Quindi queste non ci interessano in maniera particolare. Abbiamo il riepilogo generale delle entrate per titoli, eccolo qua, diamo un'occhiata. Entrate tributarie, sappiamo che cosa sono, i trasferimenti correnti li abbiamo visto, quelle dello Stato, Regione e Comunità Europea. Entrate extratributarie, queste le conosciamo perfettamente bene tutte, le entrate in conto capitali, se abbiamo deciso di alienare parte del patrimonio oppure no, riduzione per attività finanziarie, le accensioni di prestiti, mutui, qua non ce ne sono, anticipazioni da istituti bancari e non ce ne sono, entrate per servizi conto terzi e partite di giro, abbiamo visto questo comune pareggia con 12 milioni, poco più di 12 milioni e mezzo. Dall'altra parte, nella parte spesa, avremo esattamente la stessa cifra. Spese per titoli correnti, eccolo qua, andiamo a vederci in particolare di cui già impegnate, 177 e 58 per il 2017, le spese in conto capitale di cui già impegnate, abbiamo visto che in parte arrivavano dal, per esempio per il cimitero, rimborso di prestiti, queste sono le quote capitali che abbiamo visto prima, le chiusure anticipate, le partite di giro pareggia esattamente con 12 milioni, poco più di 12 milioni e mezzo. Questo, ripeto, è solo l'equilibrio di carattere finanziario, ma quello che interessa a noi più che il pareggio di entrate ed uscite è il pareggio del conto dell'equilibrio economico. Qua abbiamo tutta una serie di dettagli, che vedete che sono divisi per missione, quindi abbiamo anche i dettagli per missione, il quadro generale riassuntivo, eccolo qua, il quadro generale riassuntivo è particolarmente interessante perché ci dice una cosa, ci dice una cosa interessante. Guardiamo qua, prendiamo solo la competenza 2016 che è quella che ci interessa. Vediamo. Il totale delle entrate, che sono 10.428, e andiamo a vedere le spese finali, che sono 10.086. Confrontando solo queste due cifre, che cosa abbiamo? Possiamo capire che la differenza da 10.428 a 10.086, se lo sommiamo ai 465 milioni, senza andare a vedere il dettaglio dell'equilibrio economico, lo possiamo vedere da qua. Perché? Perché abbiamo poi le entrate delle partite di giro che sono esattamente uguali, qua possiamo stimare se abbiamo rispettato l'equilibrio economico oppure no. In questo caso è evidente che l'abbiamo rispettato ampiamente, anzi con un leggero avanzo dell'equilibrio economico. Questo in genere, nella mia esperienza personale, da quello che vedo io, che ho visto io, quando i consiglieri comunali si
precipitano in consiglio comunale per approvazione del bilancio di previsione, in genere, non sempre, in genere, qualcheduno per ragioni di tempo non ha avuto la possibilità di andarsi a vedere il documento unico di programmazione, non ha avuto il tempo di leggersi il bilancio di previsione, va, lo si vede in consiglio comunale, va nel quadro riepilogativo, questo guarda se l'equilibrio economico è stato rispettato, se è stato rispettato, tutto ok, lo approva, alza la mano per l'approvazione, non dico che sia la maggioranza, dico che qualche volta l'ho visto fare, non tutti perché sennò, però insomma io l'ho visto fare qualche volta. Questi sono i nostri rappresentanti. Dimmi, arrivo. Però non si potrebbe anche determinare un range entro il quale il costo pro capite dell'amministrazione del progetto. Lo vediamo dopo. Lo vediamo dopo, ci sono gli indici, ci sono gli indicatori e ci daranno. Abbiamo degli indicatori di spesa che dopo lo vediamo. Sì. È il patto di stabilità? No, il patto di stabilità lo vedremo all'ultimo incontro. È solo l'equilibrio economico e l'equilibrio finanziario. Ciao, arrivederci. E se comunque non avesse mai assistito di tante casse, apparecchi impegni, spese correnti, come fa a pagare le spese? Ecco, allora. Sì, 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 capita. Ammettiamo il caso, che non è proprio un caso di scuola, ma è un caso piuttosto frequente, che un comune abbia rispettato l'equilibrio economico, le entrate e le spese pareggiano, ma che nel corso dell'esercizio abbia dei problemi di cassa, in sostanza non abbia la disponibilità liquida per poter pagare gli stipendi oppure per poter pagare le rate dei mutui a scadenza di giugno e dicembre. È prevista l'anticipazione di tesoreria. L'anticipazione di tesoreria non è un mutuo, è solo un'anticipazione che fa la tesoreria di denaro contante, anticipa pagando gli interessi passivi, che deve essere riequilibrata entro il 31 di dicembre. Quando è che si verifica la necessità di un'anticipazione di tesoreria? Quando non abbiamo la perfetta coincidenza fra le reversali di incasso e i mandati di pagamento. Che cosa deve fare un buon responsabile del servizio ragioneria? Se è in grado di farlo, perché non sempre, nonostante la buona volontà, non riesce a raggiungere l'obiettivo. Che cosa deve fare? Deve controllare praticamente quotidianamente, se ce la fa, o comunque almeno due volte alla settimana, il fondo di tesoreria, il fondo di cassa, e deve cercare nei limiti del possibile di far combaciare le reversali di incasso con i mandati di pagamento. Quindi dovrebbe cercare di accelerare, ripeto, per quanto possibile le reversali di incasso, quindi dire al tesoriere comunale: incassa quanto ti sto dicendo con le reversali, e se possibile, ripeto, sottolineo se possibile, ritardare i mandati di pagamento o comunque cercare di mantenere le due possibilità. Dire: ho una reversale da 101 euro, ho un mandato da 100 euro, questo gliele mando al tesoriere. Ho una reversale da 100 euro, mandato da 100 euro, gliele mando. Ho una reversale da 40 euro, mandato da 140 euro, cerco se possibile, ripeto se possibile, di ritardare questo mandato di pagamento e nel frattempo di dare sfogo alle reversali di incasso. Perché? Perché in questo caso sta facendo un ottimo lavoro di tesoreria ed evita che il comune vada a pagare interessi passivi. Sì, ma chi anticipa il senso, chi anticipa, cioè la banca, non può
non può essere senza soldi il comune, perché lo vedete qua che abbiamo nel quadro riassuntivo generale la cassa 2016 fra le entrate e la cassa 2016 fra le spese. Vedete che il saldo di cassa è positivo. Avere un comune con saldo di cassa negativo mi fa pensare che il tesoriere abbia preso i soldi del comune e se ne sia andato in lidi, perché sì, ho capito che i soldi di Davvera che i comuni non hanno più a San Giovanni, che se ne sia più di euro e che non è mai più spenda. Calma, soldi in più dobbiamo intenderci, un conto è poi il fondo di cassa e questa è una cosa, un conto è l'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione sono disponibilità che il comune può decidere di destinare per esempio per investimenti, per in parte alle spese straordinarie eccetera. Il fondo di cassa è tutt'altra cosa, il fondo di cassa non è l'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione è se l'amministrazione ha gestito bene, le entrate sono superiori alle spese. Il fondo di cassa è le reversali di incasso sono state superiori ai mandati di pagamento, ma da un punto di vista di cassa, non da un punto di vista amministrativo. San Giovanni va via, se ne è venuto via, non so quale, per esempio, da questi soldi, mi sa che ha ragione. Lo vediamo perché questo mi fa pensare che stai pensando al patto di stabilità. Che il sindaco dice sì, io i soldi li ho, che non fa riferimento al fondo di cassa, ma fa riferimento proprio alla differenza fra le entrate e le spese del comune, li ho, ma non li posso spendere perché il patto di stabilità me lo impedisce. Lo vedremo, sarà argomento dell'ultimo incontro, perché poi, avendo tutti gli elementi di giudizio, possiamo capire se il sindaco che dice così mente spudoratamente o se invece ha un fondo di verità. Sì, no, che a volte le giudizi mostri che capitate della vostra strada non sta pagando i soldi, allora mi ha fatto un disastro, non aspettando, non so, non c'è una volta che pagano dei giudizi. Cioè, non voglio dire, ha fatto cose, ma se ci sono i soldi che lo Stato deve mandare, poi mi sa che deve essere una scarsità del primo, in che senso? Cioè, perché lo Stato non fa i soldi, beh, lì dopo bisogna vedere, perché detto così non posso dare. Comunque vedremo il patto di stabilità, che sarà illuminante, io credo, perché stiamo vedendo alcune cosette interessanti. Il patto di stabilità ci darà il quadro complessivo. Caro sindaco, tu sì sei libero di fare tutte queste scelte, però io Stato ti limito a fare determinate altre scelte perché l'ho deciso io Stato, derivato dalla decisione che è stata presa in sede di Comunità Europea. Adesso non ti guardo il bilancio, ma per dire così, cioè, se il comune non è in maniera finanziaria, ma con la tassa, questo fare negativo, un fondo di cassa negativo? Sì, no, questo fare con la tassa che è per sì. Se mi guardo quello che spende, quali prestiti? Sì. Quanti sono dei prestiti? Se rimborsa 600.000 euro l'anno. Qua è 465.800. Secondo me fate il prestito, cioè che devi trovare un comune se ogni anno rimborsa 400.000 euro. Come totale dei mutui? Beh, se che 465.000 euro di quota capitale, penso che come complesso generale di mutui, andando a naso, perché bisogna vedere al dettaglio, beh, qua siamo intorno ai un paio di milioni di euro. Di mutui. Euro è doppio. A un milione di euro.
rispetto, ripeto, la mia è una, è un valoramento a naso, ma proprio sì, basta andare nella ragioneria e si chiede il dettaglio, si vede esattamente quant'è la moltiplicazione. Ecco, facendo un raffronto fra i semplici due dati questi, e se ci chiediamo chi ha maggiore elasticità nelle spese correnti, questo comune che abbiamo sentito oppure quest'altro di cui stiamo analizzando il bilancio, sicuramente questo a parità di condizioni, perché loro, questo comune, è maggiormente, a parità di qualsiasi altra condizione, è maggiormente indebitato. Questo comune avrà difficoltà a coprire le buche, quest'altro comune ne avrà un po' meno, e ne avrà un po' meno anche negli anni successivi, e abbiamo visto il perché. Una cosa invece un po' più pratica, bilancio 16-18, quadro sul 16-18, deliberato quindi l'anno scorso, approvato. Sì. Quindi però lo stesso quadro sì, 2015, 2016, 2017, sempre deliberato, approvato a fine anno. Perché fai riferimento all'anno prima ancora? Questo dell'anno 2016 e del triennio 2016-2018. No, 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 è stato liberato a fine di un errore, che mi spiego 16-18, che mi sta liberato 29 settembre 2015. Sì, un strano. Non è stato niente, io volevo vedere il libro. Nei comuni che ne succede di tutti i colori, va a veda perché ne fa strano. Guardate, nei comuni la realtà supera la fantasia, credete. No, non c'entra assolutamente niente il fine mandato, anzi. Sì? No, lì dovresti avere 2016. Questa parte dei 29 del 2015 può essere il bilancio di previsione 2015-2016. Sì, perché quella è una variazione del bilancio del 2015, questa è l'approvazione del bilancio 2016-2018. Lo devono aver fatto, lì hai la delibera di variazione del bilancio, meno male perché cominciavo a preoccuparmi, meno male. Bilancio non mi l'hanno approvato a maggio? Sì, sì. Sì, ma anche quest'anno, entro il 31 marzo. Anche quest'anno è il bilancio di previsione. Eccolo qua. Subito dopo abbiamo il bilancio economico, vedete equilibrio di bilancio, lo vedete qua, ma lo abbiamo già visto nel quadro generale. Andiamo avanti a vedere. Il nostro amico si sta stancando, giustamente. Quanti anni hai? 10. Oh, signor caro. Ne vuoi una trentina? Te li do volentieri, uguale. No, Te hai ragione. Allora, quadro dimostrativo del risultato amministrazione presunto, questo ci interessa relativamente poco. Vediamo. Composizione di emissioni, abbiamo visto tutto quanto, sono tutti quadri riepilogativi che non ci danno informazioni superiori a quanto abbiamo visto prima. Vorrei iniziare le variazioni di bilancio, ma mancano 5 minuti, lo facciamo sabato prossimo. Sì? Come no? Allora, è di facile lettura se noi avessimo all'interno degli uffici dei funzionari trasparenti. No, purtroppo il personale dipendente, non dico questo che lo sono, non è più essere funzionari, è funzionari. Perché tu vai là e non capisci niente. Quando mi sorella da dire, no, un altro dei termini molto sbagliati, no? Ci sono due bilanci, non è vero che ci sono due bilanci, che
un bilancio di previsione, ok, e loro sanno già che il comune che è, ma non di sì, per un attimo, il sindaco sa già di andare a ripescare i soldi, perché? Perché abbiamo dei finanziamenti regionali, ok, succede in tutti i comuni. Allora, ottiene un finanziamento per la palestra, contiamo le cifre, ok, ottiene il finanziamento per questa cosa, o per il parco, faccio per dire. Dopo mi sa già che la spesa è inferiore e che la regione, ok, perché riassesta il finanziamento, perché ti permettono anche di fare questo, hai un avanzo e te lo finanziano in un altro modo. In regione, guarda, compagno e scompagno i soldi, in ultimo, come vediamo, non so se l'avete vista, comunque adesso mi è in pre-elettorale, finanziate le ciclabili, quali sono i fondi, il giorno dopo va sul sindaco di sua Rizza e gli dà i soldi, cioè questo gli è il meccanismo. Ma perché non c'è una trasparenza? Molto semplicemente perché a volte il finanziamento, nessun giro di finanziamenti regionali, nel caso di Villa Franca è un po' più pesante, perché? Perché utilizzano quello che loro incassano dai rifiuti, ed è un servizio per cui dovrebbe andare qui. Esattamente. A un certo punto le cifre sparisce e con i soldi dei rifiuti ti va a fare il marciapiede. No. Questo come no? Sì, c'è un problema di questo tipo. Allora, non è accettabile una cosa del genere. Guarda che abbiamo come, che non funziona solo di la Franca, perché devo parlare, lo sono Pescantina, dove c'è Pescantina, dove neanche abbiamo chiesto a Diego Verona, no? Che ne leggesse per capire come funziona. E lo stesso consigliere, non Diego Verona, il consigliere 5 Stelle dice, i soldi dei rifiuti, le tombe, come le definiamo? La regione è un'altra sociale che va a finire, che alla fine arriva. Sì, ma funziona così. Che funzioni così, non dubito, ma è sbagliato. Per cui i soldi a un certo punto.